Buongiorno cari ebrei, oggi mi sto dire una serie brachot daf lamezzain. E ora prima di iniziare vorrei riempire qualcosa che ho omesso di spiegare nel daf precedente. E si tratta siamo daf lamezzav amud bet, 8 righe da sotto, 9 righe da sotto. Amarava Hai amleta della tua bebei in dai sharia, perché lei ha porpiadama. Abbiamo detto di quel tipo di cibo che è stato portato dagli indiani, diciamo. E dice Rava che è permesso. E mi sono scordato di spiegare la ragione perché è permesso, perché dice Rashi. Scusa. Amleta è fatto di olio di farina e di miele. E dice Rashi che Sharia en ba lo mishum bishul nochrim ve lo mishum giul nochrim, cioè non c'è né problema di shulakum, che sappiamo che ci sono due condizioni essenziali che bishulakum si è permesso: uno che è un tipo di cibo che viene mangiato anche crudo, e la seconda condizione è che shelole al shulchan Aruchim, che non viene presentato a un tavolo regale. E qui dice Rava che questo zenzero, questo ingrediente, è mangiato anche crudo, nel halchai. Questa è la prima cosa che permette. E poi anche il problema, che dice che non c'è problema che ha assorbito del cibo non kasher nelle pareti dell'utensile del goi, perché prima di tutto perché il goi lo utilizza solo per quel tipo di cibo, e secondo è perché forse il kli non è stato usato per 24 ore, perciò non tentare l'ifgam e ciò che è contenuto, che è stato assorbito nelle pareti, è già marcito e perciò è permesso. E anche perché il goi non vuole rovinare la sua reputazione, perciò non abbiamo timore che metta qualcosa che è vietato a noi, che aggiunga in questo cibo. Perciò per queste ragioni diceva che è permesso. E adesso vi faccio un indovinello. Sappiamo che hanno chiesto gli allievi a Rav Shimon Bar Yochai qual è la ragione che Haman ha fatto la Gzerah, e Rav Shimon Bar Yochai ha detto la ragione perché hanno partecipato nella Seudah di quel Rasha. Però adesso vi faccio questa domanda: qual è la ragione per la quale c'era la Gzerah di Haman? Per quale peccato? Esattamente quale peccato hanno compiuto gli ebrei che ha causato la Gzerah di Haman? Se qualcuno sa la risposta, mi mandi un'email a, già l'ho detto, a di greca come dafiumi, italiano, chiocciola gmail.com. Adesso iniziamo la Gemara e stiamo daf lamedvav amud bet, 3 righe da sotto. Gufa rabu shmuel damri talvaio. E adesso la Gemara spiega più approfonditamente ciò che ha già detto prima. Che Rav Shmuel hanno detto che qualsiasi tipo di cibo che ha diversi ingredienti, però se c'è uno degli ingredienti, uno dei 5 tipi di grani, anche se la quantità è minore, con tutto ciò la bracha, per l'importanza del grano come frumento, segale, orzo, eccetera, la bracha è vorrei mezzanotte. Dice la Gemara, Gufa Rav Shmuel damri talvaio. Tutti, ambedue dicono, Kol sheyeshbo mi chamesh taminim, mevarchim ala borei minei mezonot. Kol sheyeshbo, cioè se c'è una miscela e c'è anche uno dei 5 tipi di grani. Vitmar Rambi, abbiamo studiato anche che Rav Shmuel damri talvaio hanno anche detto, Kol sheyeshbo mi chamesh taminim, e se è uno dei 5 tipi. Vitmar
di grani. E abbiamo necessità di tutte e due queste due espressioni. Se avessero loro detto solo la seconda espressione, che c'è una miscela e c'è uno di questi ingredienti, è uno di cinque tipi di grani, avamina mishum de ite beinei. La ragione è perché dobbiamo dire la beracha, è perché si vede, è distinto, si nota la sua presenza. Però se è mischiato con altri ingredienti, avremmo detto di no, che non bisogna dire la beracha avrei mishum. Perciò hanno dovuto usare la prima espressione kol sheyeshbo. V'yeshminan kol sheyeshbo, se avessero usato solo la prima espressione kol sheyeshbo, avamina avrei potuto pensare kol sheyeshbo chamesh haminim in, aval orez v'duchan lo, avrei potuto pensare che solo i cinque tipi di grani loro solo quando ci sono uno di questi tipi la bracha è borei mezonot, però se c'è riso o miglio, miglio è un'erba che produce anche un tipo di granelli del quale si può estrarre una farina, avrei detto di no, mishum de al yaday ta'arovet, avalite beinei, però se si vede che si vede la sua presenza, neima filo orez vedochan, nami barchina lavora bisogno, però, e questo perché solo si è mischiato con altre cose, però avrei detto che se c'è o riso o miglio che sono distinti, che si nota la loro presenza, avrei potuto dire che anche su riso e miglio avrebbero dovuto dire la berakha vorrei mezzanotte. Kamashmalan, perciò ci viene a insegnare solo kol shum mechamesh haminim udin varchina vorrei mezzanotte. Solo i cinque tipi di grani e solo su loro si recita la bracha di borei mezonot, la fuke ora sveduchan da filo ite benei lo marchino borei mezonot, però sul riso e sul miglio non si, anche se si vedono, si notano nella miscela, con tutto ciò non si recita la bracha borei mezonot. Chiede a Gmara adesso, Orez Dohan, l'Omer Chino Borem Mezonot, come fai a dire che veramente su questi due tipi, Orez e Dohan, cioè sul riso e miglio, non si dice la Berachah Borem Mezonot? Da Tania abbiamo studiato, i vuole fanav pat Orez u pat Dohan, se gli hanno portato la sua presenza, pane fatto di riso o pane fatto di miglio, me varechalav chila vesof, masek derah, dice all'inizio e alla fine, lo stesso come masek derah si intende qualcosa che contiene uno dei cinque tipi di grani, perciò la prima bracha è borei mezonot e dopo è alla mechia. Vigabei maaseg derah tanya, abbiamo studiato, tchila mevarech alav borei mezonot, u basof varech alav bracha achad mein shalosh, che bracha mein shalosh in questo caso è alla mechia. Risponde la Gemara, veramente è un compromesso che masek derah velo masek derah, e veramente c'è un po' di tutti e due, che masek derah di marchi velav tchila vesof, veramente c'è questo aspetto di chi c'ha è uguale come masek derah, cioè è qualcosa che viene cotto insieme con uno dei cinque tipi di grani e sui quali si dice la bracha vorrei mezonot. Però veloce ma seguirà, però c'è anche all'inizio e alla fine anche, si dice Agmarà. Prima si dice Borei Mezonot e alla fine si dice la Mechia. Veloce ma seguirà, però c'è anche l'aspetto che non come un certo tipo di cibo che contiene uno dei cinque tipi di grani e che è diverso però. Dillo ma seguirà tchila Borei Mezonot, ulbasov, bracha achad ben shalosh. Perché se c'è un utensile che contiene uno dei cinque tipi di grani che è stato cotto e la sua bracha è borei mezonot, e alla fine, dopo che l'ultima bracha è bracha ben shalosh, cioè alla mechia in questo caso, viluacha riguardo al riso e al miglio, bitchila mevarech alav she'akol,
ניאביד ברו, ובסוף בורא נפשות רבות וחסרונה כל מה שברא. על איניציו דיצ'ה לברכה שהכל, יא לפיני דיצ'ה בורא נפשות. Adesso chiede la Gemara, Orez lav masek de rau, come fai a dire che Orez, adesso parla specificamente solo di Orez, di riso e non di miglio, come fai a dire che Orez non è un masek de rau, cioè sul quale non si dice la berachà di Borem Nevzonot? Abbiamo studiato che invece sì, Vatania abbiamo studiato, era il masek de rau. Questi sono i tipi di masek de rau, sul quale si dice la berachà Borem Nevzonot. Al Chilka, Chilka è un tipo di grano che è stato diviso in due, ogni granello è diviso in due. Ve tragis è un tipo che anche sono granelli di uno di cinque tipi, però sono divisi in tre parti, ogni granello è diviso in tre. E solet, sole è farina, farina è fino a migliore, forse è semolino, ma non sono sicuro. E Zariz sono quando i granelli sono divisi in quattro, spaccati in quattro. Vearsan è quando i granelli sono spaccati in cinque. Veores è anche riso. Vediamo che anche il riso è anche Masek Dera, perché c'è scritto tondo, e lo è Masek Dera. Amani Rabbi Yochanan ben Nuri. Veramente non si può imparare da questo, perché questa braittà qui è stata studiata da Rabbi Yochanan ben, e l'opinione esprime l'opinione di Rabbi Yochanan ben Nuri, che lui ha insegnato di Tanya. Rabbi Yochanan ben Nuri Omer Orez min dagano vechavivan al chimutzo karet, e che riso è un tipo di uno di cinque tipi di grani, e se uno lo mangia di Pesach e ha compiuto un peccato, gravissimo peccato sul quale comporta la punizione di karet, Adam Yotzevo ide Chovatove Pesach, e uno può compiere la mitzvah mangiando la matzah di questo tipo di matzah fatto di riso. Perciò solo, però so, sono, è solo il Rabbi Yochanan ben Nuri che è di questa opinione, Aval Rabbanan lo, però i saggi non sono della stessa opinione. Adesso dice, chiede la Gemara, Rabbanan lo, veramente sei sicuro che non sono d'accordo? Veramente abbiamo studiato invece che sì. A cos'è se ta chita me vorrei chalea vorrei pri adama? Colui che mangia chita, abbiamo detto che cos'è, è quando uno mangia qualcosa che non è normale di mangiarlo, che quando uno mangia dei granelli di frumento, che è una cosa che non è normale, nessuno mangia granelli di frumento così come sono. Me vorrei chalea vorrei pri adama, dice la bracha vorrei pri adama, techana fa ubishla, se l'ha tritata, l'ha macinata, e se la cotta nel forno, e se la cotta sul fuoco, bisman she prusot kayamot bitchila mevarech alea amotzi lech min aretz, e poi ha fatto di questo dei pani e ha tagliato in fette, ve prusot vuol dire fette, e le fette sono intere, quando le mangia prima dice amotzi lech min aretz, e le basof dopo dice birkat amazon mevarech alea shalosh brachot. Veramente le birkat hamazon sono quattro brachot, ma la quarta bracha è stata aggiunta più tardi per la distruzione della città Betar. Perciò all'inizio erano tre brachot, perciò la Gemara qui dice shalosh brachot, tre brachot. Imen aprusot kayamot, se però le fette si sono spappolate in questo tipo di pietanza, בתחילה מברך עליה בורא מזונות, ולבסוף מברך עליה ברכה אחת מן שלוש. In questo caso, prima che lo mangia, dice la ברכה בורא מזונות, e dopo dice la ברכה אחת מן שלוש, che è alla מחיה. הכוססת האורז, se uno invece mangia riso crudo, מברך עליה בורא פי אדמה, dice la ברכה בורא פי אדמה. תחנו אפוא בשלו, se l'ha macinato e l'ha cotto al forno o sul fuoco, Ava pisha prusot kayamot bitkhila, anche se le fette non, sono intere, dice vorrei mi mezzanot, dice la bracha vorrei mi mezzanot. Allora vediamo che sul riso sì si dice vorrei mi mezzanot,
perciò non è come ha detto la Gemara, prima ha capito che solo Rabbi Yochanan ben Nuri dice così, invece i Chachamim no, vediamo che anche i Chachamim dicono così. Ulbasov varecha la bracha chamim shalosh, e alla fine dice alla Michia Mani, chi è che dice questo insegnamento? Ilem Rabbi Yochanan ben Nuri damar osmin daganu, se fosse, se vuol dire che questo, che ciò che chi ha insegnato questo insegnamento è stato Rabbi Yochanan ben Nuri, non si può dire questo, perché lui è dell'opinione che Amotzi Lechem in Aretz deve dire Amotzi, e anche Birkat Hamazon, Shalosh Brachot Bailei Bruche, deve dire Birkat Hamazon. E la Lav Rabbanani, perciò bisogna dire a conclusione che sono i saggi, Utufte ad Rav Ushmuel Tiufta. Perciò con questo abbiamo confutato e l'opinione di Rav Shmuel, che hanno detto l'opinione di Rav Shmuel è stata respinta, perché Rav Shmuel hanno detto che solo su cinque tipi di grani si dice alla Mechia. Invece abbiamo dimostrato che secondo i saggi, che erano molto prima di loro, perché Rav Shmuel erano più al tempo dei periodi di Amoraim, benché Rav, la Gemara dice che Rav era considerato come un Tanà, dice Gemara Rav Tanà Upalik, che lui può avere anche una disputa con Tanà. Comunque questa tradizione era molto più antica, e perciò la loro opinione è stata respinta, e secondo abbiamo detto, come abbiamo detto, secondo i Chachamim, sul riso bisogna dire e vorrei mi sono. Amarmar, adesso si sì, Amarmar vuol dire sempre una ripetizione, già abbiamo studiato per espandere, per entrare più nei dettagli. A cos'è sta chitam vorrei priadamma? Colui che mangia granelli di frumento, dice la bracha borei pri adamah, vatania borei minei zraim, abbiamo studiato che dovrebbe dire la bracha borei minei zraim, che ha creato i tipi di semi, lo kasha, rabbi udai, questa è l'opinione di rabbi uda, e l'altra è l'opinione di rabbanan, cioè l'opinione di borei minei zraim e l'opinione di rabbi uda, ditnan, vali rakot, siccome abbiamo studiato nella Mishnah, che rabbi uda dice alla irakot, sulle verdure dice borei pri adamah, cioè la Mishnah dice borei pri adamah, Rabbi Uda Omer vorrei minei chaim, che secondo l'opinione di Rabbi Uda bisogna essere più precisi nella berachà di ogni tipo, bisogna essere più precisi di quale tipo di verdura si tratta, perciò sulle verdure lui dice, abbiamo visto nella Mishnah che Rabbi Uda dice vorrei minei chaim, che ha creato i tipi di erbe. Amar Mar, Akoses et Aores, Mevarecha la Borei Pri Adamah. Colui che mangia riso crudo, dice la Bracha Borei Pri Adamah. Techano fa obishlo, afalpi shaprusot kayamot, mitchila, Mevarecha la Borei Pri Minemzonot. Se ha fatto di questo, se l'ha macinato, ha fatto, diciamo, dei pani, o ha cucinato questo riso, a Fapisha Prusot Kayamot, benché le fette sono esistenti, Bitchila Mevarech Ala Borei Minei Mezonot. All'inizio dice Borei Minei Mezonot, Ulbasov Bracha Echad Min Shalosh, una Bracha Min Shalosh che è Al Mechia. Vatania, abbiamo studiato invece le Basov Velo Klum, che i Chachamim dicono che dopo che ha finito di mangiare, la Beracha che recita dopo che ha finito di mangiare, non è bracha chad mishalot, bensì velo klum. Qual è la bracha velo klum? E borei nefashot. Amar sheshet lo kashe, Arab Gamliel varabanan. Per spiegare questa differenza di opinioni tra se alla fine, dopo ha mangiato riso, se deve dire bracha chad mishalot o se deve dire borei nefashot, è una differenza di opinione tra Rab Gamliel varabanan. Detania ze aklal. Abbiamo studiato, questa è la regola, Kol Shu Mishivat Aminim, Rabban Gamliel Omer, Shalosh Brachot.
se uno mangia uno dei sette tipi della terra di Israele. Secondo Rabbi Gamliel dice Birkat Hamazon, Chachamim Omrim Bracha Achat Min Shalosh. Dice, dipende dal caso, o la Michiah o la Pri Hagefen o Etz HaPri Etz. Umaseb Rabbi Gamliel Vaskenim, e c'era un caso che Rabbi Gamliel e i vecchi, cioè i saggi, che erano seduti assieme, Yom Subin Be'aliyah, secondo piano in una casa in Yericho, Ve'yuri Fineh Kotavot, gli hanno portato dei datteri, e hanno mangiato. Venatan Gamliel reshut le Rebbe Kiva levarech. E Rabbi Gamliel, che era l'opinione che uno deve dire Birkat Hamazon, l'ha onorato che dica il Zimun. E Kafatzo Birech Rebbe Kiva Barakah Achat Min Shalosh. Invece Rebbe Kiva non ha fatto come Rabbi Gamliel avrebbe voluto che dica Birkat Hamazon, invece ha recitato Barakah Achat Min Shalosh, cioè alla Ezra Prietz. Amale Rabbi Gamliel Akiva gli disse Akiva, ad matai ta machnis roshcha ben amachloket, e da quando qua te ti impicci di quando c'è un argomento tra me e i saggi che te ti metti in mezzo e decidi le cose. Amale Rabbeinu, afa pishata omer ken ve chavarecha omrim ken, benché tu dici così e i tuoi compagni, cioè gli altri saggi, dicono così. Limatano Rabbeinu e Yachid Rabbim al Hakir Rabbim. Se c'è una disputa tra una persona singola e d'altra parte ci sono i saggi, che sono numerosi, che hanno un'opinione diversa, l'alakha è secondo la maggioranza e non secondo una persona singola. E dice Afa pishata omer ken, chavarecha omrim ken, che sembrerebbe superfluo, però intendeva dire, benché tu sei più saggio e sei più perspicace, più intelligente, con tutto ciò non aiuta, perché l'alakha è che bisogna fare, dice l'alakha secondo la maggioranza. Rabbi Yehuda Omer, Mishò, Rabbi Yehuda ha detto il nome della Ben Gamliel, Kol She'u Mishvat Haminim, ogni tipo che è uno dei sette tipi che la terra di Israele è Ishtabchava, che è lodata in questi sette tipi. Voltiamo il Daf. Velo min dagano, e non è un tipo di grano, o min dagan velo Asao Pat, o è un tipo di grano, però non è stato usato per farne un pane. Rabbi Gamliel Omer, Shalosh Brachot, deve recitare Birkat Hamazon. Chachamim Omrim, Bracha Achat Min Shalosh. Scusi. Sheno lo Mishivat Haminim, velo Min Dagan, però se non è uno dei sette tipi, e non è un tipo di grano, che gon pat ores vedochan, se però è o riso o miglio. Rabbi Gamliel Omer Bracha Achat Min Shalosh, secondo Rabbi Gamliel bisogna dire Bracha Achat Min Shalosh Chachamim velo klum, invece secondo Chachamim bisogna dire Borei Nefashot Bemayu Kimta. Adesso qual è la decisione? Come decidiamo? Che Rabbi Gamliel è ima seifa dereisha. Secondo Gamliel, la fine della parte finale della Reisha, della Braita. Adesso voltate per favore e guardate qui la continuazione, dice im ena pulsot kayamot bitkhila. Guardate il Amud Aleph, la terza riga sopra, da dove diventa, dove le righe sono ancora strette prima che diventano larghe. Vedete la terza riga, dice Shalvachot, im ena plusot kayamot betchila, e questo è quello che dice la Gemara adesso. Im ena plusot kayamot betchila, vorecha la borei min emzonot, u basov vorecha la borei bracha achat min shalosh. È quello che dice la Gemara qui. Im ena plusot kayamot betchila, vorecha la borei min emzonot, u basov vorecha la bracha achat min shalosh. Mani, chi è quello che ha detto questo insegnamento? Irama Gamliel, Ashta, Akotavot v'adaisa, Amar Gamliel Shalosh Brachot. Siccome Rabbi Gamliel è dell'opinione che sui datteri
abbiamo visto questa storia con Rabbi Akiva, che secondo Rabbi Akiva sui datteri, che erano mangiati datteri, bisognava recitare secondo lui Birkat Hamazon, e anche uno che mangia daisa, un porridge, deve anche recitare Birkat Hamazon, secondo Rabbi Gamliel. E perciò in questo caso in mena prosot kaemot, se tutto si è spappolato, indubbiamente, e dovrebbe anche dire Birkat Hamazon, chiede Gmarabi, bae, indubbiamente quello sarebbe il caso, perciò non può essere Rabbi Gamliel, perché lì non c'è scritto che deve dire Birkat Hamazon, è la pshita Rabbanan, perciò bisogna dire che questa è l'opinione di Rabbanan, yachi kasha Rabbanan Rabbanan, e perciò c'è una domanda, c'è un problema. Perché secondo Rabbanan, nel caso che c'è un per esempio, se c'è una pietanza che contiene farina e non contiene pane, oppure c'è una pietanza che nel quale il pane si è spappolato, anche in questo caso, secondo loro, è borem nemzonot. Però adesso abbiamo una contraddizione, perché abbiamo visto che sul riso viene a dire Borei Nefashot, Ela l'olam Rabbanan, perciò lo spiega la Gemara, Ela l'olam Rabbanan, Utni vuol dire cambia la versione, invece di dire la seconda la bracha alla fine, dopo che ha mangiato, invece di dire Bracha Memin Shalosh, cambia la versione e di che Enoklum, cioè Borei Nefashot, e allora tutto si arrangia bene. Gabbè Orez Basof e non vorrei Chalav Veloklum, cambia la versione della Gemara, e invece di che c'è scritto Veloklum. Perciò in tutti e due i casi, quello che abbiamo detto prima, e anche qui si tratta che i Chachamim sono opinione che uno che ha mangiato riso all'inizio dice Borem Nemzonot e alla fine dice Borem Nefashot. Amarava, hai riata de Chaklai de Mafshe Beikim Cham e Borech Borem Nemzonot. E dice Rava, hai riata, dice Rashi, sono 3 righe oltre. Sopra la parola riata, riata, un chavitz gdera. Adesso voltate il daf e guardate daf lamed vav amud bet a 7 righe da sotto, la terza e la quarta parola sono chavitz gdera, e questo è. E chavitz gdera, vedete Rashi, dice min machal kafui, kafui si intende come gelatinoso, che mochalav Shechatzvu bekeva, e chalav che chatzvu bekeva diventa come intende come formaggio. Kach osin ma'achal kafui begdera, così si fa un cibo kafui, intende come diventa come gelatina, ossia coagula. Ulkaman faresh la kimcha vedufsha mishcha, karu lei abroshadi. È una miscela di farina, di miele e di olio. Avrushadi è una parola in persiana. Perciò questo tipo di cibo, haklai vuol dire contadini, de mafshi bei, mafshi vuol dire che mettono parecchio, mafshi vuol dire parecchio, che mettono dentro parecchia farina, mevarech borem nemzonot. Mai taima, qual è la ragione che si dice borem nemzonot? È perché de samida ikar, perché c'è molta farina, la farina è la parte essenziale, perciò si dice Borei Nemzonot. De Mechosa, nella città di Mechosa, de lo mafshi bekimcha, la gente lì non sono abituati a aggiungere in questo tipo di pietanza molta farina, dice Rava, mevarech alav shakoni amitvoro. Ma etama dufsha ikar, perché il miele è la parte essenziale. Vadar, e Rava cambiò opinione, e ci ripensò e amarava i divide vorrei mezzanotte, invece ha cambiato opinione, invece la bracha non esce con gli adorò, bensì vorrei mezzanotte. De Rabbi Shmuel, dame talvaio, col si esmo e chamesh taminim, e vorrei mezzanotte.
siccome Rav Shmuel, che erano i più grandi saggi del loro periodo, loro hanno detto che qualsiasi cibo che contiene dei cinque tipi di grani, la Berachah e Borei Mezonot, anche se la quantità è minore, anche se è una piccola quantità. Amar Rabbi Yosef, hai chavitza deit bei pirurin kezait, bitchila mevarech alav motzi lech min haaretz, ulbasof mevarech alav shalosh berachot. E questo tipo di cibo che contiene dei pezzettini di pane, questi pezzettini di pane sono tutti del volume di almeno di un kezait, e un kezait abbiamo detto che è 28,8 centimetri cubi. E prima che lo mangia dice amotzi, e quando termina di mangiare dice birkat hamazon completa. Delet bei perurin kezait bitchila, però se questi pezzettini di pane non hanno il volume di kezait, di che abbiamo detto 28,8 centimetri cubi, bitchila mevarech alav borei min hamezonot, ulbasof berachah achat min shalosh. Dice all'inizio dice mezonot e alla fine berachah achat min shalosh, alla michia. Amar Rabbi Yosef, minay minala, da dove so questa legge? Di Tanya abbiamo studiato hayah omed makriv menachot b'Yerushalayim, se una persona, un ebreo, un Israele normale, non Cohen, e vuole portare un korban mincha, un'offerta di farina, e a Yerushalayim. E quando viene dice la recita la bracha, Baruch atah Hashem Elokeinu melech olam, shehechiyanu vekiyanu v'hagiyanu lazman hazeh. Netalan, leochlan, dopo il Cohen lo prende la farina dalla mano di questo ebreo per mangiarlo, mevarech hamotzi lech min haaretz. V'tanya alah, abbiamo studiato e poi i particolari, Bikulan potetan kezait, ci sono quattro tipi di melachot, c'è mirchat machvat, mirchat machreshet, machvat è come si è fatto una padella, machreshet è quattro, si è fatto fritto in una pentola abbastanza profonda, piena d'olio, e c'è mafetanur, e c'è una mincha che è fatta nel forno, e c'è rechikin come delle gallette. Adesso lui, il Cohen, quando prepara la mincha, lo piega quattro volte e taglia pezzettini, che ogni pezzo sia almeno la quantità di un kezait. E ciò che dice Akmara qui, Tana alave kolam potan kezait, e gli divide i pezzi di un kezait. Amar le Abaye, ma veramente, ela meata le Tana dvera di Ishmael. Abbiamo invece studiato che Rabbi Shmuel, nel collegio di Rabbi Shmuel, hanno insegnato di Amar Polchan Achi Marzeran e Saltan, che dopo che hanno stato fritto, eccetera, sono stati messi nel forno, cucinati nel forno, dopodiché di nuovo vengono macinati e ritornano come la forma iniziale, come farina. E perciò in questo caso, secondo te che dici che ci vuole per forza il volume di un kezait, in questo caso è che lo trasforma in farina, allora non può dire Abraham Amutzilech Minaretz. Vechitema Enchename, se veramente vuol dire che veramente questo è il caso, che non deve dire Birkat Amazon, scusi, Amutzilech Minaretz, Vatania, Lakat Mikolam Kezait Vachalan, se ha raccolto diciamo, questa farina, dopo che è stato. È già stato diciamo fritto, cucinato, e dopo li macina e raccoglie la farina e la mangia. Im chametzu anushkaret, se questa farina è chametz e di Pesach, il castigo terribile di riceve è karet, però se la mangia così per compiere la mitzvah di Matzah, Adam Yotzeba ed Echovato Pesach. E dice Agmarà, in questo caso ci è stato insegnato che uno compie il proprio dovere mangiando questa farina per la mitzvah di mangiare il matzah, di Lel Seder. E siccome è tutta farina, non c'è un volume di un kezait, perciò non si arrangia con quello che dice Rav Yosef. Rav Yosef ha detto ci vuole almeno un volume di un kezait, ma siccome uno compie la mitzvah di Achilat Matzah, per forza, bisogna dire
che non c'è l'obbligo di avere una, un kisai, benché il volume per compiere la mitzvah di Achilat Matzah deve essere per forza un kisait. Comunque non, non combacia con quello che dice Rav Yosef. Risponde Rav Yosef, Achma Eskinan, Beshe Arsan, che l'ha messa insieme e dopo ha combinato questa farina assieme e dopo l'ha messa nel forno nuovamente è diventata come un pane. Yachi Eima Seifa, Vehusha Halan. Dice la Braita, abbiamo detto, dice così, Lakat Mikulan Kezait Vehalan, e ha mangiato quelli, cioè quei pezzettini che sarebbero in fin dei conti la farina. E dice la Gemara, Rav Yosef, come fai a dire che è diventato un pane? C'è scritto Vachalani in plurale, se come dici te, che ha fatto di tutta la farina, ha fatto, formato un pane, lì la Braita avrebbe dovuto dire Shachalò e non Shachalan, in singolare. Risponde e poi c'è un altro dettaglio che ho saltato, bisogna anche mangiarlo dentro il limite di tempo quanto ci vuole per mangiare 4 uovi scusi, cioè come ho detto, per mangiare 4 uova. E questo periodo, cioè Machloket, quanto tempo è? Se un'opinione è 3 minuti, un'opinione è 4 minuti, e il massimo è 9 minuti. Allora dice Agmarà, la Braita avrebbe dovuto scrivere Shechalò, che ha mangiato quel pane, e non in plurale, Shechalan, che ha mangiato tanti pezzettini. Achmaskinan bebami lechem gadol. E si tratta che ha diviso questi pezzettini di pane, che sono ognuno, si stampano di mazza qui, che ognuno c'è almeno un kesait, però viene da un grande pane, da una grande mazza, e ognuno c'ha un kesait. E perché secondo la Biosef, se non c'è un kesait, non è valido, non può compiere la mitzvah di Achilat Matzah. Mai avela a Allah, qual è la decisione finale? Amar Sheshet, cioè rispetto alla Berakha, che Berakha dobbiamo fare, se deve essere un kesait o no. Amar Sheshet, ai chavitza, avagav delitba, pirurin, kesait, mevarechalav, amozelech minaretz. La Sheshet dice che questo tipo di pietanza, che si chiama chavitza, abbiamo già visto prima, e quello che abbiamo detto, Amarava, ai riata de haklai, abbiamo visto in Davva Lamedvav Amud Bet, come abbiamo detto a 7 righe sotto, chavitza de gdera, questo è lo stesso, ai chavitza, questo tipo di cibo, afargav de leve perurin kizai, benché non ha pezzettini di pane dentro, che hanno il volume di un kesait, con tutto ciò la berakha è mozilech min aretz. Amarava, v'udika le turita denama. Però c'è una condizione: se uno vuole che possa mangiare dei pezzettini di pane che sono meglio in kesait, questa è solo la condizione che abbiano l'aspetto di pane. Turita denama, nama vuol dire pane, che sembrino, abbiano l'apparenza del pane. E se no non vale. Truknin chayavin bechala. Un certo tipo di pane chiamato truknin, su questo dice la Gemara che su questo tipo di pane bisogna separare chala. Chiata Rabbin Amar Yochanan, truknin turimina chala. Invece Rabbin, quando è venuto da Israele, ha detto che truknin è esente di chala. Ma è truknin? Cos'è truknin? Amar Abaye, la Gemara spiega, e Kovadara, che c'ha, dice Rashi, fa uno spazio, forma uno spazio vuoto nel forno,
e ci metti dentro acqua e farina e così forma il pane. E qui c'è questa disputa se è obbligato di separare challah oppure no. Gamar Abaye, trita ptura mina challah, e trita, e mai trita, cos'è trita? Ike damre gavil meratach, e spiega gavil meratach, che dice Rashi, che si prende pane, scusi, farina e acqua e si versa nel forno quando è molto caldo e questo si espande e forma come uno strato molto leggero però su una grande superficie e questo se, e questo è secondo Abaye Tarita, che è esente di Challah. Invece sono altri che dicono i kadamri lechem asui le kutach, e invece è il pane che è fatto per kutach. Kutach è, la Gemara dice in un altro posto, che kutach sono dei pezzi di croste di pane che si mettono dentro latte acido e sale. Beh, studieremo oggi fino a qui. Grazie per l'ascolto e mi sto continueremo da Flamethet.